Secondo il DM 13 luglio 2022, il codice delle voci dei nuovi prezzari deve riportare un prefisso che individui, con tre lettere la regione, e con due cifre l'anno di riferimento. Qui vediamo un esempio di come potrebbe essere codificato un prezzario siffatto. Se hai redatto un computo con l'edizione precedente del prezzario che riporta gli stessi codici del nuovo listino, ma senza il suddetto prefisso. Per aggiornare i prezzi puoi procedere nel modo seguente. Attivi la pagina Elenco prezzi. Dal menu locale, selezioni Evidenzia tutto, quindi la funzione Modifica al blocco selezionato. Attivi l'opzione Tariffa inizia con e digiti esattamente il prefisso presente nei codici di tariffa del nuovo prezzario. Dando l'ok, il programma aggiunge detto prefisso davanti a tutti i codici, che quindi risulteranno uguali a quelli del nuovo listino. A questo punto, puoi utilizzare la funzione Aggiorna voci EP. E selezionare la tariffa come campo da confrontare per aggiornare i prezzi e gli altri campi disponibili.